posiziono le dita sulla corda, anche qua ovviamente non è il caso vostro, ma nell'arco nudo è importantissimo fare il giusto string walking. Sapete, lo string walking permette, abbassandosi sulla corda, di ruotare l'arco verso il basso, alzando sulla corda ruoto l'arco verso l'alto. Quindi lo string walking non serve ad altro che a abbassare o alzare la parabola della freccia. Per quanto riguarda me, devo fare lo string walking, quindi io devo sapere la distanza a cui sto tirando, ma è molto più facile per quanto riguarda ovviamente la fitarco, perché al massimo la distanza è 30 metri, e fino a 30 metri insomma non è che ti puoi sbagliare di molto, anche se lì bisogna fare tutti perfect, si cerca di fare il perfect, quindi bisogna fare attenzione a non sbagliarsi. Infatti per quanto riguarda il tiro 3D ho delle frecce molto leggere, per diminuire ovviamente, però più le frecce ce l'ho leggere e più l'errore, se causa degli errori, la rosata si allarga molto di più che una freccia pesante. Questo è quando parleremo poi del materiale, lo diciamo bene. Quindi sì, la freccia leggera, ma nell'arco tradizionale e nell'arco nudo e può essere un coltello, una lama a doppio taglio, no? Perché più ce l'ho leggera e più l'errore si amplifica. Se sono bravo, bene freccia leggera, ma se sbaglio, male freccia leggera. Posso causare più errori che non una freccia più pesante, più stabile, anche se ovviamente se sbaglio di 2 metri faccio 8 o peggio. Quindi anche lì bisogna fare le cose con granulare. Cosa faccio ora? Alzo l'arco inspirando, questo mi serve, inspirando, e poi da lì in avanti espiro. Cerco di ruotare il gomito dell'arco guardando solo il centro, rilasso e tengo rilassate tutte le dita della mano dell'arco che rimangono avvolte all'impugnatura. Le dita della mano devono essere completamente rilassate, compreso il pollice. Vedete, non devono stringere, ma neanche essere così tese, perché questa tensione mi viene anche al braccio, quindi devono essere proprio rilassate. Vedete com'è il mio braccio? È rilassato, esteso. Perché ruoto la testa? Ruoto la testa perché non riesco più a farlo senza. Ruoto la testa per estendere la spalla dell'arco. Estendo la spalla dell'arco e mi trovo già col gomito a 90 gradi, quindi estendo la spalla e innesco i dorsali e posso già andare in ancoraggio effettuando già un minimo trasferimento. Allora, vediamo poi. La punta della freccia è posizionata sul centro del bersaglio, ma assolutamente non a fuoco. Controllo velocemente la posizione della corda sul raso e la mano dell'arco, che deve essere completamente rilassata. La testa immobile e gli ampi due gli occhi aperti. Allora, come approccio? Questo è il momento in cui, un attimo prima di partire, io devo fare in modo che, una volta raggiunto l'ancoraggio, la punta della freccia sia nella mia comfort zone. Cos'è la comfort zone? È un punto più o meno sempre lo stesso in cui la punta della freccia mi fa da riferimento. In effetti l'arco nudo ottiene performance anche a 18 metri, performance molto più elevate se non c'è una vera e propria collimazione, anzi la punta della freccia è completamente sfocata e cambia di volta in volta. Il punto è sempre diverso, ma le frecce vanno sempre nel 10. Il punto di mira è sempre diverso, ma le frecce vanno sempre nel 10. E questa, in metodologia dell'allenamento, si chiama disponibilità variabile. È la dicitura esatta. Ma non è altro che la propria eccezione, no? Perché la variabile non è la collimazione, la variabile sono le catene cinetiche muscolari che ho messo in atto. Quelle sono le vere variabili. Quindi la mia propriocezione fa sì che, siccome non faccio le azioni, è impossibile
fare le azioni tutte le volte identiche è impossibile. Di conseguenza la punta della freccia sarà sempre in una posizione diversa. Se per contro io tenessi sempre la punta nel centro, non posso, se non col compound, solo col compound, e a volte con l'arco olimpico, se sei proprio super bravo, fare sempre le stesse azioni alla perfezione, perché una minima contrazione farà spostare la postura, la forma di tiro, il punto d'impatto, se io tenessi sempre il punto nel centro. Ma io devo attuare una strategia migliore, e cioè preoccuparmi di più della mia forma di tiro, di renderla perfettibile il più possibile, e a questo punto automaticamente la punta della freccia sarà mai nello stesso punto, leggermente diverso. Io preferisco tenerla sulla destra del bersaglio, alle volte un po' più in alto, alle volte più in basso, anzi manco la guardo, la percepisco. Come diceva Howard Hill, l'errore più grosso che un arciere possa compiere è guardare dov'è la punta della freccia, ma deve solo percepirla. È la stessa differenza che c'è tra guardare e vedere. Guardo il centro del bersaglio, vedo la punta della freccia. Questo è l'arco nudo che ha capito come funziona. Poi vediamo cosa deve fare l'arco istintivo, l'arco ricurvo per prenderci. E perché? No, andiamo. Perché non prendere? Perché la voglia c'è di prendere. L'intenzione è... Ritorno con la testa in posizione di tiro e completo la trazione. Poi ve le lascio le diapositive così ve le leggete. Mantenendo esteso la spalla dell'arco, espirando leggermente su di una linea il più possibile retta a contatto della quarcia. Le dita della corda si rilassano leggermente. La testa è rimasta immobile dalla prestazione all'ancoraggio e la mano dell'arco è ancora in giro. Un'altra cosa importante, sempre sulla tecnica, è che parliamo di arco nudo, ma vale anche per gli altri archi, è che indipendentemente mira o non mira, è indipendente, no? Indipendente se guardo il centro del bersaglio e con la mia forma di tiro indirizzo la freccia al centro del bersaglio, oppure utilizzo una mira istintiva facilitata tenendo la punta a qualsiasi distanza sempre nella stessa zona, sono facilitato un sacco, no? Oppure utilizzo una strategia di gap shooting nel quale io so a quale distanza devo percepire, in che punto devo percepire la punta della freccia, ok? Di qua ci siamo? E vediamo anche come organizzare la strategia del gap shooting. Lo vediamo dopo. Gap shooting, falso scopo. Sì, gap shooting, falso scopo, però falso scopo è più miro in quel punto, cioè porto l'attenzione in quel punto. Gap shooting invece è diverso. Concentrazione sul centro del bersaglio, percezione della freccia in visione secondaria. Quindi io ho sempre la postura e l'attenzione sul punto da colpire, ma percepisco la punta della freccia sulla schiena dell'animale, percepisco la punta della freccia sotto la pancia dell'animale, percepisco la punta della freccia nel ginocchio dell'animale, percepisco la punta della freccia sullo zoccolo dell'animale. Ok? È diverso da falso scopo. Falso scopo è dire miro allo zoccolo e attenzione e mira sono sullo zoccolo. Anche se dicono la stessa cosa, ma io voglio allenarmi ad avere la split vision, che reputo più confacente al tipo di tiro che andrò a fare. Ok? Alla ORD. Molto interessante. Avete letto Hunting the Hard Way, no? Molto bello.
Dopodiché, nel fucile, che tutti noi conosciamo, come è fatto un fucile, no? Mirino sulla volata, diotro sulla culatta. Perché nel fucile hanno messo due punti di mira? Non sono stupidi. Perché la geometria ci dice che da due punti passa un'unica retta. E io, se quella retta la faccio andare dall'occhio al bersaglio, sono sicuro di ottenere che la pallottola vada. Ma dai, non c'è dubbio. Ma nell'arco nudo, nell'arco istintivo, nell'arco olimpico, nell'arco compano, anche perché anche lì è difficile, abbiamo un unico punto di mira, il mirino ha un solo pin, non c'è dubbio. Se miro con la punta della freccia ho solo un punto di mira, e la geometria ci dice che da un solo punto passano infinite rette. Allora, qual è la retta giusta che mi fa andare nel centro del bersaglio? È ben diverso effettuare una collimazione con un unico punto di mira, se non impossibile. Ecco perché dico collimare è un'idea sbagliata. No, meglio, collimare è un'idea sballata. Pensare di poter collimare con l'arco è un'idea sballatissima. Cioè, chi asserisce che con l'arco si collima non ha capito niente di tiro con l'arco, ha capito poco. Cioè, ha un'idea sbagliata, non dico che è stupido, ha un'idea sballata del tiro con l'arco, perché con un unico punto non si può collimare. Io, se metto la punta nel centro con un unico punto, non è impossibile che io stia collimando. Io sì, metto la punta lì, ma porca miseria, devo interagire con la mia forma di tiro in modo molto diverso che non col fucile, dove sono sicuro che quella retta porterà la pallottola al bersaglio, perché passa da due punti. Invece devo interagire con la mia forma di tiro. Qual è la forma di tiro? La forma di tiro è che io sono in questa postura, giro la testa verso il bersaglio e questa è la mia diotra. Ma sapete quant'è difficile? Guardate bene, fate ben attenzione alla mia testa. L'avete vista muoversi? È lì il segreto. Voi tirereste, sparereste con un fucile in cui le viti della diotra sono svitate, che non sapete mai in che posizione è. Allora, io vedo arcieri di tutti i tipi, meno quelli olimpici ovviamente, che non sono stupidi, hanno la susetta, hanno il... non sono stupidi. Lo stesso di tiratori compatti. Però archi nudi e archi istintivi, lombò, ma anche ad alto livello, fitarco. Poi si chiedono come mai la freccia non prende l'oca. Ho capito bene? Oh. Ma voi sparate con un fucile e poi spostate la diotra a seconda di come vi... Ma la diotra è avvitata bene, siete voi che dovete allinearvi. Quindi, qual è la miglior posizione della testa ripetibile? Questa. Prova un po' a chiamarmi. Ciao. Perfetto, questa è la posizione migliore. Senza... No. Ok, finito. Io poi cieco anche. Cambia la giorno alla notte la posizione. È molto più importante avere una posizione confortevole che non avere una posizione in cui io posso traguardare la proiezione della corda. Perché tutti poi mi dicono, ma così... Sapete, no? Cos'è la proiezione della corda? Io devo vedere sempre la corda nello stesso punto. Questa è un lapsus freudiano degli archi olimpici. Gli archi olimpici lo possono fare. Lo possono fare perché la loro postura gli permette di avere sempre la corda a lato della diotra.
Ma perché gli archi nudi, gli archi olimpici si mettono in questa posizione e quindi la corda è perfettamente sulla diotra, mentre mirano vedono la corda a lato della diotra, sul lato destro della diotra. Noi basta percepirlo. No, noi è troppo importante, non abbiamo neanche la stabilizzazione, quindi al momento del rilascio bisogna solo sperare che tutto vada bene. È molto più importante avere una zona confortevole, automatica, subconscia, istintiva. Quelli ho detto anche istintiva. Sopra qui, non l'ho. Ne parliamo. Ce l'ho in scaletta. Quindi,